Adesso conosceremo una donna molto importante, che fa opinione, non da noi però, nel mondo arabo. Si tratta di Muna Abu Sulaiman. Allora, è una conduttrice, lavora per NBC TV, il canale televisivo più seguito dal mondo arabo. Conduce un talk show visto da Beirut a Islamabad fino a Riyadh, con una media di circa 100 milioni di spettatori ogni settimana. È considerata la voce dell'Islam che cambia, è una delle donne più influenti del mondo arabo, è diventata la prima donna dell'Arabia Saudita a essere nominata ambasciatrice di buone intenzioni delle Nazioni Unite. La sua missione è creare il ponte tra le culture, tra la cultura araba e quella occidentale. È una donna molto interessante, vedrete, con opinioni anche molto forti. La introduciamo con un filmato che ha fatto il giro del mondo. Una signora siriana, un'anziana donna siriana, il filmato è stato chiamato La nonna siriana, ferma i terroristi dell'ISIS e gliele canta. Guardate. لا إله إلا الله ارجعوا إلى الله وهو هذا ولا هذه اللي ذبحوا أولاد ضده بدنا نفصل وبالهرابي هذا كلهم ما السورتين والكردي هذا اللي ما السورتين بدنا نمشي نحط شهادة كله حرام بحرام حرام لا الله بيرضى يصد في النظام ولا أرضى بينجحكم ولا بينجحكم كله شرقي بعضه قال احنا جوكم وانتوا دولتكم ملعونة لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقات أو معروف أو إصلاح بين الناس لا لا. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما لا. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي هي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله لا. فإن فأت من الله ما بدكم الذبح ولا بدكم القتل يوم جتكم مصاري أمريكا وسلاح أمريكا بدكم يخذوا بعضكم كيف عقتل بعض كلام صحيح حاجة. ارجعوا إلى الله Benvenuta a Muna Abu Sulaiman. Prego. You're very welcome. How are you? Allora, ora conosceremo, come vi ho detto, una donna molto importante nel mondo arabo, 100 milioni di telespettatori ogni settimana, ambasciatrice dell'ONU. Per le buone intenzioni, nel tentativo di creare un ponte tra le culture. Questa è la missione che le è stata data dalle Nazioni Unite. Ora, partiamo dal video che abbiamo appena visto. Questa anziana signora araba che senza paura dice ai guerrieri dell'ISIS, ai terroristi dell'ISIS, quello che è il vero Islam. Allora, dal suo punto di vista, ci spieghi, esistono due Islam, quello dell'anziana signora e quello dei combattenti dell'ISIS o ce n'è solo uno? Prima di tutto, grazie per avermi invitata. Mi piace molto questa esperienza. Si tratta di una domanda molto importante. Prima di tutto vorrei darvi delle statistiche. Soltanto il 2% di tutti gli attacchi terroristici nel mondo sono perpetrati da non musulmani. Eppure si parla soltanto degli attacchi islamici. Quindi tutti nel mondo pensano che i musulmani siano terroristi, ma soltanto una piccolissima percentuale degli attacchi sono ad opera dei musulmani. Questa anziana signora sa più dell'Islam di quei giovani che promuovono le lotte. Cos'è l'ISIS per lei? Come spiegherebbe l'ISIS a noi occidentali? Vorrei dire che non posso dire che tutti i francesi sono terroristi perché hanno ucciso gli algeriani. Possiamo dire che tutti i francesi sono terroristi per caso? La Francia si è comportata molto male in Algeria, ma questo fa parte del suo passato, deve chiedere scusa e questo non l'ha fatto ancora. La Francia è una nazione, l'ISIS è una nazione, quindi per lei? È una nazione in guerra. L'ISIS si chiama un gruppo che si sta espandendo, stanno ottenendo un successo dietro l'altro. Ma è un gruppo di terroristi o è una nazione dal suo punto di vista? Non sono riconosciuti da nessuno come nazione, ma si riconoscono come nazione. È per questo che dico che quello che è importante capire e dire quello che fanno non è accettabile. Ok, e su questo siamo d'accordo. Lo fanno in nome di Allah.
Sì, ma invece il loro scopo riguarda il denaro, il potere. Vogliono esercitare il controllo su questi paesi. Vi saranno senz'altro delle lamentele giuste, ma il modo in cui affrontano il problema è completamente sbagliato. Nei vostri TG, come descrivete le esecuzioni che i terroristi islamici compiono contro gli ostaggi occidentali? Penso che i media hanno dimostrato come il mondo arabo e musulmano è orripilato da quanto avviene. Sono scioccati, però vorrei dare delle ulteriori informazioni. Abbiamo visto centinaia di migliaia di persone uccise da armi chimiche ad opera degli Stati Uniti. Come possiamo dire che queste uccisioni dei piloti sono peggiori delle uccisioni da parte dei droni, dagli attacchi? Io vengo da una regione che soffre da 11 anni, dove ci sono morti continuamente. Non mi piace quello che è successo e va fermato. Però ci sono azioni di guerra che comunque si muovono dentro delle regole riconosciute dalle nazioni. Ove ci fossero delle azioni di guerra che vanno fuori da queste regole, sono perseguite dai tribunali internazionali. Io non capisco il parallelo tra un terrorista che sgozza un civile e un'azione di guerra militare, per quanto possa essere... Per quanto possa essere poi successivamente perseguita da un tribunale internazionale. Ovviamente in questo momento non c'è persecuzione da parte dei francesi in Algeria, dagli italiani in Libia o dagli americani in Iraq. Non è stata presa nessuna azione per riconoscere le responsabilità. Sì, ma lei crea un parallelo tra quello che fa l'ISIS e le ingiustizie subite. Mi faccia dire prima che lo dimentico. Il Vietnam ha dimostrato che uno Stato non riesce a vincere contro dei guerriglieri e ISIS propone appunto una guerra di guerriglia. Quindi non capisco perché non ci sia stato un accordo internazionale su come comportarsi nei confronti dei guerriglieri che usano armi diverse. Sono guerriglieri che uccidono gli arabi, che uccidono gli islamici. Cioè, noi ci concentriamo sulle uccisioni degli occidentali, ma che guerrigliero è un siriano che uccide un siriano in quel modo? Che c'entra l'America quando uccidono i siriani? Qual è la differenza tra una vita di un occidentale e di un arabo? Io vede la foto che abbiamo dietro le spalle, è un giordano che è stato ucciso in maniera atroce dai terroristi dello Stato islamico. Qual è il ruolo dell'America? Non capisco bene la domanda. No, ho un po' di timore nel vedere questo rapporto. Qual è il ruolo degli Stati Uniti? Le dico io qual è il ruolo degli Stati Uniti. L'ISIS è nato in Iraq quando era in prigione a Abu Baghdadi e le condizioni erano così difficili che si sono riuniti e hanno creato l'ISIS. E hanno iniziato proprio con l'addestramento della CIA. Mi spiega che errore ha commesso il pilota giordano per essere giustiziato in questo modo? Non ha compiuto un errore, non sto giustificando la sua morte, forse non riesco a capire la domanda. Sto dicendo che non si può considerare la morte di una persona e usarla fuori contesto. Ok, senta, disegniamo il contesto. Dopo il fronte siriano si è aperto quello libico, a poche centinaia di chilometri dall'Italia. Secondo lei, quanto dobbiamo temere? Dobbiamo temere cosa? L'ISIS. Per l'Italia? Sì, la domanda è importante per l'Italia. La stabilità della Libia è importante perché è molto vicina alle coste italiane. Il nuovo governo ha una strategia molto complessa, molto difficile per arrestare queste attività e stabilizzare la Libia. Adesso l'Italia rischia quello che ha rischiato la Francia dal suo punto di vista?
Sì, potrebbe esserci un rischio per l'Italia se non risolve i problemi delle immigrazioni, se non integrano, non vengono integrati i poveri, se non si dà asilo. La frustrazione degli immigrati, anche di seconda o terza generazione, potrebbe trovare sfogo nelle azioni terroristiche, è questo che sta dicendo. Sto dicendo che ci possono essere delle azioni terroristiche da parte di persone che sentono di essere gli ultimi, che generazione dopo generazione sono stati messi da parte, non hanno speranza, sono gli ultimi degli ultimi. C'è una cosa che colpisce noi, almeno che mi colpisce, vedere che quando sono andati via dei dittatori come Saddam o come Gheddafi, quando sono stati combattuti come Assad in Siria, e poi una volta che sono stati rimossi le cose sono andate peggio. È possibile per un arabo vivere in un sistema democratico? Non credo che mantenere i dittatori al loro posto sia la risposta. Ma bisogna promuovere i diritti umani, l'istruzione, una buona governance, la responsabilità, fare molto di più per aiutare queste società a diventare libere. Non basta rimuovere un dittatore, bisogna far crescere la cultura generale. Senta, ci dice cosa vuol dire essere una moderna donna musulmana, una moderna donna saudita? Noi siamo sempre colpiti dal fatto che non possano guidare la macchina o che debbano avere l'autorizzazione magari per fare determinate attività che per le donne occidentali sono invece libertà usuale. Cosa ci può spiegare cosa vuol dire essere una donna moderna? È una domanda molto complessa. Lei fa molte domande interessanti, devo riconoscere. Io sono una donna che lavora, sono divorziata, ho una figlia e vivo e lavoro in Arabia Saudita e posso fare molte cose. Le leggi presentano dei problemi, le donne possono gestire un'azienda, possono fare molte cose. È come in Italia, ci sono delle bellissime leggi contro la corruzione, ma poi invece ci sono i monopoli e questo succede anche in Arabia Saudita. Abbiamo fatto dei passi avanti, ci sono stati dei miglioramenti, le donne possono votare come gli uomini, e possiamo lavorare, le donne possono divorziare. L'attuazione forse lascia un po' a desiderare. Possiamo comunque guidare, questo è qualcosa che secondo l'Occidente viene visto, cioè non possiamo guidare, questo può essere considerato un problema, ma il fatto è che noi non abbiamo la scelta di poter guidare o non guidare. Non è il problema di spostamenti. Comunque stiamo lavorando nel Parlamento saudita, ci sono molte donne in Parlamento che lavorano e ci auguriamo che possano introdurre questa nuova legge. Lei ha detto una cosa molto interessante, dice: noi non abbiamo la scelta, cioè nel momento in cui vedi che le cose sono possibili altrove che te ne viene voglia, no? Ti viene voglia di conquistare un qualche diritto. Cosa invidia l'Occidente e cosa pensa che invece l'Occidente dovrebbe invidiare i paesi arabi? Oh my God, you really do have a lot of Lei fa no, molte dopo domande basta, interessanti. Questa è l'ultima, poi la lascio libera. Una delle cose che mi piace molto dell'Occidente sono i controlli contrappesi. Se muore un vicepresidente o un presidente, c'è un sistema che fa in modo che il governo non venga cambiato. Quindi c'è una stabilità che è parte della struttura del paese, anche il sistema giudiziario. Sono cose su cui noi stiamo lavorando, anche il Libano, il Marocco, molti paesi stanno lavorando su queste problematiche e stiamo cercando quindi di arrivarci anche noi. E cosa dovremmo imparare noi da voi? Noi abbiamo ancora un senso di legame familiare molto forte, siamo molto accoglienti, accogliamo gli stranieri.
E sono stati invasi molto spesso, ma il mondo arabo è un paese che è costruito sull'amore. Grazie di essere stata con noi, Muna Abu Sulaiman. Grazie davvero. Vi ringrazio.